29 maggio. Lettura del Vangelo secondo Luca. Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La testimonianza della carità è senza dubbio nella vita ecclesiale lo specchio più terzo per l'evangelizzazione. È lo strumento che dissoda il terreno perché quando il seme della parola cade porti frutto abbondante. Non può la buona notizia scegliere altre vie per giungere al cuore degli uomini che quella dell'amore vicendevole, un'esperienza che conduce direttamente alla fonte. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Tutto questo trova verifica nella prima chiesa. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Il discepolo che ha incontrato e conosciuto Gesù, il discepolo amato, sa che non può parlare di lui e non percorrere le vie che lui ha percorso. Io sono la via, la verità e la vita. Quali parole migliori per dire che la via maestra di ogni evangelizzazione è l'amore gratuito? Cristo è la via per evangelizzare. Cristo è la verità da donare nell'evangelizzazione. Cristo è la vita evangelizzata. Ed evangelizzazione l'amore con il quale ci ha amati, un amore consegnato senza condizioni, che non si tira indietro, ma va avanti fino alla fine fedele a se stesso. Pur dimostrare il volto del Padre, quale volto di amore? Un amore che rispetta la libertà dell'uomo, anche quando questa significa rifiuto, disprezzo, l'aggressione, morte. La carità cristiana ha in se stessa una grande forza evangelizzatrice. Nella misura in cui sa farsi segno e trasparenza dell'amore di Dio, apre mente e cuore all'annuncio della parola di verità, desideroso di autenticità e di concretezza. L'uomo di oggi, come diceva Paolo VI, apprezza di più i testimoni che i maestri e in genere solo dopo essere stato raggiunto dal segno tangibile della carità si lascia guidare a scoprire la profondità e le esigenze dell'amore di Dio. Motivare e sostenere l'apertura agli altri nel servizio è compito di ogni azione pastorale che voglia evidenziare il rapporto profondo esistente tra fede e carità alla luce del Vangelo. E quella nota caratteristica dell'amore cristiano che è la prossimità, il prendersi cura. Amen.
Thank you.